Ieri il Consiglio regionale ha varato l'assestamento di bilancio da 473 milioni di euro che interviene per dare un aiuto alle aziende e alle famiglie sarde duramente colpite dall'emergenza sanitaria. Stanziati anche 40 milioni di euro per gli aiuti alle popolazioni di Bitti e delle altre zone colpite dall'alluvione di sabato. Queste le parole del Presidente della Regione Christian Solinas. Una manovra importante con uno stanziamento considerevole, 400 milioni per aggredire la crisi economica conseguente al periodo di lockdown e al Covid. Recuperiamo tutte le piccole aziende che erano state escluse dalle misure precedenti, sia statali che regionali, e implementiamo i fondi per andare incontro al turismo, alle aziende agricole, alle aziende dell'artigianato, al commercio, fino ad arrivare ai taxi, alle sale, da cinema, al mondo della cultura che in questo momento è dovuto rimanere fermo. Mettiamo in campo anche una risposta concreta, importante, per ristorare la comunità di Bitti e le comunità colpite dalla tragica alluvione di questi giorni, 40 milioni di euro per ristorare immediatamente famiglie e ritornare ad una auspicata normalità. E ho sentito anche questa mattina il dottor Borrelli, il capo della Protezione Civile Nazionale, che mi ha garantito che il primo Consiglio dei Ministri utile avrà all'ordine del giorno il riconoscimento dello stato di calamità. Noi come Regione lo abbiamo già fatto, vorrei dire che tempestivamente, il giorno stesso ho riunito la giunta regionale e 2 giorni dopo il consiglio regionale ha stanziato i fondi. Credo che questo sia un modo corretto di dimostrare alle comunità pragmatismo, concretezza, vicinanza nei fatti e non solo con le parole.